Diretta perché abbiamo un ospite qui in radio, si tratta di Mario Elisei, che intanto io ringrazio e saluto per essere qui con noi. Buonasera Mario. Allora, Mario Elisei, che abbiamo avuto modo di ospitare tempo fa per presentare il suo libro Il mio amico Leopardi, e adesso ha composto e scritto un altro libro che mi ha portato poi anche qui in sede radio, che è Il no disperato. Facciamo magari vedere chi ci segue in streaming e video, e che ha presentato una cerchia ristretta, diciamo così, di addetti ai lavori nella giornata di sabato 22 dicembre. Allora Mario, parliamo di questa tua ulteriore opera. Ricordiamo che proprio nella conversazione che io feci con lui sul mio Leopardi scoprì che Mario, sin dall'età fanciulla, diciamo così, bambino, no, dedicava ogni sera la lettura, esattamente, no, del grande poeta, con i suoi familiari, con mio fratello, con tuo fratello, approfondendo proprio il pensiero di Giacomo Leopardi, discutendolo insieme. Sì. E quindi tu in realtà con il tempo veramente hai maturato una conoscenza degli scritti di Leopardi che oggi ti hanno poi indotto anche a cimentarti come critico, o che altro, come ti può definire? No, io o come... no, la mia preoccupazione è quello di... ecco, la mia preoccupazione è quella di permettere a tutti di prendere in mano Leopardi, i suoi testi, senza timori. Senza, diciamo, timori, esatto, perché il mio scopo è la massima divulgazione, perché i testi tecnici di esperti ce ne sono tantissimi, ma sono, diciamo così, libri spesso per studiosi e che rimangono per lo più negli scaffali o nelle biblioteche. L'interesse che io ho è che ognuno possa prendere in mano, si appassioni alla lettura di Leopardi, perché secondo me, se uno legge Leopardi, se tutti leggessimo Leopardi, il mondo sarebbe migliore. Beh, questo penso che per un reganatese sia una cosa anche bella. Sì, penso, sono convinto. Perché sarebbe il mondo migliore, visto che Leopardi poi ha una vena così a volte triste e pessimista? Leopardi sembrerebbe un ossimero, diciamo, sì, così, sì, un controsenso. Esattamente, perché questa è una bella domanda, non ci siamo preparati niente. No, perché credo, tutto è una bella domanda, perché affronta, diciamo così, a piedi pari il contenuto di questo nuovo testo, Il no disperato, perché io indago su questo nuovo testo sulle ragioni del pessimismo leopardiano, cioè perché Leopardi è diventato pessimista, perché Leopardi è diventato così negativo, ma profondamente negativo. Poi adesso vorrei alcune cose dirle sulla sua negatività. E se è negativo, così negativo, ma come mai lo studiamo a scuola? Come mai io indico di leggere i testi di Leopardi? C'è qualcosa che non quadra, no? E quindi adesso non voglio svelare il contenuto profondo, però qualche cosa vorrei dirla. Cioè, io volevo solo, perché quando si parla di pessimismo leopardiano, uno forse non si rende conto di che cosa significhi. Scrive nello Zibaldone il 22 aprile del 1826: tutto è male. Cioè, tutto quello che è male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza è un male e ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine, lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che il male, e così via, no? E continuano in questo passo dello Zibaldone. O in un abbozzo di opera che Lino da Rimane dice: non ti chiedo nessuno di quelli che il mondo chiama beni, ti chiedo quello che ha creduto il massimo dei mali, la morte. Non posso più della vita. Quindi c'è, cioè, un'esperienza negativa, pessimista, radicalmente pessimista, cioè non è un pessimista per modo di dire. Oggi quando parlo con i ragazzi dico che Leopardi sicuramente sarebbe, diciamo così,
se ci fosse ossia, sarebbe assente dal grande panorama della letteratura, perché verrebbe immediatamente sterilizzato come anomalo con delle, diciamo così, medicine, verrebbe immediatamente rinchiuso da qualche parte. Ecco, questa grande anomalia invece di Leopardi ci permette di verificare il suo effetto contrario. Come dice un grande critico, De Santis, Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si propone. Non ama la libertà e te la fa desiderare, non ama il progresso e ti lancia verso il progresso, non ama la virtù e ti fa amare la virtù, è scettico e ti rende credente. Cioè, questo è il grande paradosso leopardiano, per cui io su questo testo indago proprio sulle ragioni del suo pessimismo, perché un personaggio così è diventato così pessimista e per quale motivo non ci fa paura, e anzi io dico di leggerlo a tutti. Questa è il grande, diciamo così, la grande questione che affronto in questo testo. Ecco, ma tu vuoi anche, diciamo così, soprattutto dimostrare che poi dietro questo pessimismo c'è una grande voglia di vivere, ma soprattutto una grande speranza. Sì, esattamente. Sì, perché Leopardi. Però ci sta il fatto che un pessimista non è che si auguri, perché la conseguenza più naturale è quella di dire la faccio finita, che sto a fare questo sì, mondo, ma infatti con questa visione che ho delle cose in cui tutto è morto e tutto è male. Ma Leopardi ha pensato più in occasione. Però lui aveva una grandissima voglia di vivere, perché a parte il suo genio faceva sicuramente anche beare e renderlo felice delle cose che lui riusciva anche a creare con il suo ingegno. Sì, sicuramente, la sua genialità che si esprime come un'opera, come un artista che compone un quadro, sì, che pur essendo pessimista gode della realizzazione del quadro che ha realizzato. Giustissimo, certo. Ecco, ma questa speranza, in questa visione pessimistica, che poi tu sei un positivista da questo punto di vista. Io sono un ottimista. Tu cerchi di spiegarla anche in questo libro, oltre che nel libro del mio Leopardi. Mio amico Leopardi, sì. Io cerco di desidero capire, perché Leopardi è una persona, essendo una persona ha tutte le caratteristiche della contraddittorietà da una parte, e poi anche ognuno di noi ha uno spirito libero e intimo che spesso non si svela. La possibilità di indagare su Leopardi è data dal fatto che ha scritto tantissimo, e poi esistono due opere, che una è lo Zibaldone e l'altra l'Epistolario, dove è possibile indagare nei meandri della sua spiritualità, nei meandri del suo intimo, quindi un lavoro, diciamo così, di cesello permette di conoscerlo in alcune pieghe che apparentemente qualche volta non emergono. Per cui, se da una parte io poco fa ho letto questo brano dello Zibaldone in cui Leopardi dice tutto è male, però nello Zibaldone io trovo anche io vivo, dunque io spero. È un sillogismo giustissimo, eccetto quando la vita non si sente, come nel sonno. Ecco la speranza, diciamo. Sì, e quindi, cioè, è un personaggio. Una specie di citazione cartesiana. Esatto. Quindi, Leopardi è tutto questo. La grandezza di Leopardi è che ci potenzia la domanda esistenziale, non ci acquieta, non ci rende mai paghi, mai contenti di ciò che siamo, di ciò che abbiamo, perché ci rilancia sempre ad una domanda più profonda. Per cui, se da una parte la sua opzione negativa qualche volta ci crea un vuoto nel cuore, dall'altra parte però la sua domanda ci potenzia così tanto che uno non ha più paura di affrontare l'esistenza, anche quando ci sono le brutture, quando c'è la malattia, quando ci sono, diciamo così, come in una situazione come questa, situazioni di grave crisi. Per cui, secondo me, Leopardi, che legge bene la crisi, ci aiuta ad affrontare la crisi. Ecco, tu che hai letto di tutto di Leopardi, ci sono dei passi in cui lui ha meditato, diciamo così, di morire? Come no? Leopardi, a parte che prima... Non come destino, come fatalità, ma... Come persona? Come proprio atto volontario. Sì, Leopardi è...
potremmo dire che ha pensato di uccidersi quando si trovava a Recanati e ha tentato, poi nel film di Martone viene anche, diciamo così, fatto vedere un frangente di questa sua esperienza umana così drammatica, e quando lui tenta la fuga e in quel periodo, siamo intorno al 1817-19, quel periodo della grande crisi, lui tenta, diciamo così, pensa di uccidersi buttandosi nel pozzo che si trova dentro casa Leopardi, e poi successivamente, diciamo così, anche nelle operette morali, stima la vita niente, perché non vede, diciamo così, un futuro, non vede una positività, e il vero, l'arido vero, è per lui, diciamo così, quasi una tomba. Quindi Leopardi, però anche nelle operette morali, mentre dice queste cose, contemporaneamente, perché è sempre lui che parla attraverso i suoi dialoghi, dice anche: ma no, potrebbe essere il fatto che noi ci togliamo la vita, il fatto che noi ci togliamo da questa esistenza può creare dolore ai nostri cari, e quindi desiste. Per cui c'è, sì, Leopardi ha disprezzato la sua vita, però paradossalmente l'ha anche amata. Tra l'altro, come no? Recentemente mi è capitato di tenere quest'estate una conferenza sugli ultimi anni della sua vita a Napoli. E ho raccontato di questo fatto. Leopardi non amava la vita, cantava la morte, ma in quel periodo a Napoli c'era il colera. E Ranieri, l'amico degli ultimi anni della sua vita, da Torre del Greco, Villa Ferrigni, dove si erano trasferiti proprio per sfuggire al colera, andava sistematicamente a Napoli e poi ritornava. E Leopardi, che è cantore della morte, obbligava Ranieri a disinfettarsi, a lavarsi ogni volta quando ritornava, perché aveva paura di poter essere infettato. Quindi questo è, cioè, paradossale, no? Ma non lo so quanto, perché appunto un conto è il pensiero, un po' in conto la voglia. È un po' anche la voglia, esatto, ma infatti no. La vita chiede vita, giusto? Come ad esempio tu si cita in questo comunicato che mi avete mandato di presentazione di questo libro, no? Un passo molto su questo emblematico, no? Dello Zibaldone, sempre questo del 23 luglio 1827, per dimostrare quanto Leopardi poi in questo suo trovarsi sempre a disagio in ogni luogo, in realtà era sempre alla ricerca di qualche cosa che potesse in realtà soddisfarlo, no? Esatto, renderlo pienamente partecipe della bellezza magari anche del luogo in cui stava, e quindi della vita. Dice: cangiando spesse volte il luogo della mia dimora e fermandomi dove meno o mesi o anni, ma vidi che io non mi trovava mai contento, mai nel mio centro, mai naturalizzato in luogo alcuno. Ecco, esatto, mai nel mio centro, esatto. Leopardi è, potremmo dire, un uomo senza padre. Bello, perché poi un uomo senza proprio padre. Continua citazione che c'ha. Ma lui aveva una sensibilità particolarissima. Infatti, leggendo, approfondendo Leopardi, poi dopo uno scopre anche se stesso, perché questa è la grande, diciamo così, possibilità che uno ha di leggere Leopardi, perché uno leggendo Leopardi scopre se stesso e quindi non lo abbandona. È solo nella misura in cui scopre se stesso che continua a leggere Leopardi, perché altrimenti potrebbe diventare una fissazione, no? Come tutte quante, come molti che hanno il pallino. Ma a riguardo, no? Vi volevo leggere a chi ci ascolta un passo che è emblematico del suo livello di sensibilità, e che a me qualche volta è capitato di avere anche a me, ma io penso a ognuno di noi. Dice: io dunque da fanciullo aveva questo costume. Vedendo partire una persona, quantunque a me indifferentissima, considerava se era possibile o probabile che io la rivedessi mai. Se io giudicava di no, me le poneva intorno a riguardarla, ascoltarla e simili cose, e la seguiva o con gli occhi o con gli orecchi quanto più poteva, rivolgendo sempre fra me stesso e addentrandomi nell'animo e sviluppandomi alla mente questo pensiero: ecco l'ultima volta, non lo vedrò mai più, o forse mai più. E così la morte di qualcuno che io conoscessi e non mi avesse mai interessato in vita mi dava una certa pena, non tanto per lui o perché gli mi interessasse allora dopo la morte, ma per questa considerazione che io ruminava profondamente.
è partito per sempre. Per sempre? Sì, tutto è finito rispetto a lui. Non lo rivedrò mai più. E nessuna cosa sua avrà più niente di comune con la mia vita. E ne sentiva dolore. E io mi ricordo che in più di un'occasione, ragionando con mio fratello o con i miei amici, ma anche con mia moglie, ci dicevamo: occorre imparare a guardare tutte le cose come se fossero l'ultima volta che tu le vedessi. Noi, di fronte al nostro colloquio di ora o anche con le persone che incontriamo, no? Se avessimo la sensazione che forse quella è l'ultima volta, ma con che attenzione, con che passione, con che intelligenza, con che curiosità vivremmo quella situazione, mentre normalmente noi viviamo tutto con distrazione e non ci rimane poi niente, i giorni passano e poi amen. Forse quando senti il pericolo che hai, quello di dover morire, perché magari ne hai coscienza, purtroppo per eventi più o meno che fanno parte della tua vita, purtroppo, forse in quei momenti riesci ad assaporare intensamente il presente, le cose, sì, e vedi, sai, sì, ne sei cosciente che forse sono le ultime volte che di questo presente tu godi, sì, diciamo così, o comunque, sì, tu lo ammiri. Senti, ma una domanda banale, ma sì, il no disperato da dove? No. Questo è bellissimo, questa domanda, perché questo... Che è il titolo del libro. Esatto, il no disperato, tutto il contenuto del testo indaga su questo no disperato di Leopardi. E perché il no disperato, cioè, e perché il suo no disperato rispetto al no disperato alla vita, il no disperato all'esistenza, il no disperato alla felicità. E è un testo, è un titolo che è stata una lunga battaglia con l'editore. Il testo volevano pubblicarlo Liberi Libri, l'editore Liberi Libri, e altre due case editrici che, diciamo così, non si trovano d'accordo sul titolo. No? No. Perché il titolo era il becco, no di no, perché giustamente, anche perché il problema dell'editore è quello di vendere, quindi giustamente, quindi condivide il contenuto, ma ha una preoccupazione economica prima di tutti. E il titolo era Il no disperato con un punto interrogativo. Il no disperato? Tu hai tolto i punti interrogativi? No, me l'hanno fatto togliere, perché io ero quasi interessato a mettere il no disperato, e invece l'editore, che si trova in una grave situazione diciamo così fisica, di malattia, ha desiderato mettere il no disperato perché lui ha detto: io, proprio perché mi trovo in questa fase difficile della mia esistenza, mi sono approcciato a questo libro, ho letto il tuo libro dall'inizio alla fine per poi dire sì, lo pubblichiamo, proprio perché mi aveva affascinato il titolo. E quindi io, di fronte alla sua insistenza, ho ceduto. Non è un editore stupido, perché nel senso che è una persona intelligente, sì, perché effettivamente questo titolo ti attrae subito. Esatto, ti attrae, esatto. Vero? Ma infatti hanno sicuramente la voglia di aprirlo è immediata. È immediato, sì, è vero. Per vedere, perché magari vai a vedere l'elenco dei capitoli che è formato il libro. Sì, è vero. E quindi infatti dici bene, perché è stato un colpo di genio. È diciamo, un colpo di genio, è vero. Ho voluto riconoscerlo. Ma comunque è stato il tuo e la tua intuizione iniziale, poi magari sì, c'è stata la diatriba fra l'interrogativo sì e l'interrogativo sì, no. Sì, perché c'era un sottotitolo e poi la copertina del libro, se tu, chi poi avrà modo di prenderlo in mano, si rende conto che il no disperato non c'è praticamente Giacomo Leopardi o qualcosa, ma c'è in sottofondo una lettera. Ecco, autografa sulla copertina. Esatto, sì, sulla copertina c'è una lettera autografa di Leopardi scritta in francese alla Bonaparte, e che rende, diciamo così, il titolo è un tutt'uno con
il sottostante, quindi è una scelta particolarmente, diciamo così, combinata, sì, molto combinata. Infatti anche io sono rimasto sorpreso perché il libro mi è parso particolarmente elegante, diciamo così, come formato. Senti Mario, complimenti naturalmente perché da come parli, appunto, poi abbiamo avuto l'esperienza con il tuo amico Lopardi, dimostri di avere un amore smisurato nei confronti di questo progetto, no, che ti fa poi anche essere partecipe attivo nella vita pratica come guida anche turistica, accompagno spesso, perché questo testo, anche l'altro, poi ho scritto vari quaderni sia su come vive Leopardi il Natale, sia su come ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, per cui molti testi vanno nelle mani degli insegnanti, i quali vogliono che gli racconti di Leopardi, e quindi io mi incontro spesso con i ragazzi e vado anche nelle scuole a parlare di Leopardi. Questo lo sapevamo e ci fa sicuramente piacere. Senti Mario, ma come di ogni persona, no, che, di cui proprio tramite i suoi scritti magari troviamo poca, la speranza c'è, perché l'abbiamo visto, no, il Leopardi è sempre comunque una persona alla ricerca di qualche cosa, ma dai suoi scritti sembra una persona completamente chiusa però ad ogni forma di religiosità o di religione positiva, ci si domanda sempre, dietro questa chiusura, Leopardi non si può considerare un ateo, o comunque è una persona che ha una sua spiritualità, una sua religiosità, diciamo così? Sì, potremmo dire, in senso lato si può dire questo. È chiaro che per lui il cristianesimo è un'illusione, anche se la natura stessa sarà madrigna, quindi non può essere neanche un panteista, per dire. Sì, esatto. Sì. Ma cioè, sembrerebbe proprio un negazionista totale. Sì, cioè, potremmo dire, qui però bisogna dire ritorno a quello che ho detto anche prima, cioè Leopardi non è perfettamente coerente, e questo è un suo punto di forza. Anime agitate, ed è un suo punto di forza, no. Per cui ci sono degli aspetti paradossali di Leopardi. È chiaro che Leopardi perde presto la fede, ma perde presto la fede perché in casa vede una formalità, un rito. Per un animo sensibile come il suo, una ritualità come quella che si trova a vivere in casa è fastidiosa, è stridente. Tra l'altro, sicuramente non ha mai vissuto un'esperienza profondamente religiosa in modo autentico, perché data la sua intelligenza si è trovato probabilmente sempre di fronte a dei personaggi il cui spessore non era all'altezza della sua persona, quindi chiedeva sempre di più. Leopardi chiede effettivamente sempre di più, perché se da una parte non abbraccia l'esperienza cristiana, dall'altra parte ne sente sempre l'urgenza di un compimento religioso. Tutta la sua poesia è sprizza di religiosità. È chiaro che il cristianesimo che lui ha conosciuto non è un cristianesimo che possiamo dire affascinante, non è un cristianesimo che può interessare uno spirito come il suo, ma io mi verrebbe da dire giustamente, che è possibile criticarlo. Poi chiaramente tutta una serie di amicizie che si innestano nella sua vita mano a mano che esce da Recanati e va a Bologna, a Milano, Firenze, non trova mai dei personaggi all'altezza della sua persona, fatta eccezione per un piccolo frangente che nel testo viene citato, di Gioberti, che è un prete risorgimentale, il quale in quel periodo in cui lo incontra a Firenze, lui è in crisi di fede, Gioberti prete. Si incontra con Leopardi, lo accompagna addirittura in carrozza fino a Recanati, scriverà successivamente che ha ritrovato la fede dopo il dialogo con Leopardi. Addirittura, bello.
È fortissimo, queste sono delle cose fortissime. Ma chi incontra leopardi ne viene toccato sistematicamente. Solo gli accademici di quella volta però non avevano pienamente apprezzato. Ma perché leopardi? Allora, leopardi non è classificabile in nessuna chiese contro chiese, poi, cioè, naturalmente. Ce l'aveva, diciamo così, con i risorgimentali, perché non stimava, diciamo così, degno il loro tentativo, perché dice non è possibile creare una società di gente felice quando il singolo è infelice. No, e con i risorgimentali ce l'aveva poi con la Chiesa, e quindi si trovava, potremmo dire, tutti contro. Grande questa amicizia con Ranieri, particolarissima, non so, questo sarà uno degli oggetti, uno dei motivi della prossima mia indagine, perché è un'amicizia veramente spettacolare, anche se dopo Ranieri successivamente ha avuto un po' dei ripensamenti, scrivendo 7 anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, scrive delle cose un po' pesanti, un po' gravi, però è un'amicizia in quegli anni veramente che io desidero avere per la mia vita. Benissimo Mario, mi ha fatto molto piacere ascoltarti. Certo che Leopardi scriveva e parlava liberamente, senza pensare che, appunto, come tu dicevi, si inimicava sia i risorgimentali sia la Chiesa, i cattolici, per cui sapeva benissimo che le porte per lui non si sarebbero mai spalancate, no? Sì, e quindi è logico che ha vissuto sempre l'indigenza, ha subito parecchie delusioni da questo punto di vista, però poi alla fine si è reso conto che tutto questo faceva parte del meccanismo dell'organizzazione della società e della vita. Lui c'è da dire questo, che probabilmente il consenso non l'ha mai neanche cercato. Appunto, magari si arrabbiava, che se per le critiche che riceveva, sicuramente si arrabbiava, valutato per quello che meritava. E anche questa, come quella del tuo libro, il mio Leopardi, mio caro amico Leopardi, c'è una postefazione di Ignacio Carbajosa, detto Nacho Carbajosa per gli amici, che è uno spagnolo, che è anche lui è un appassionato di leopardi, ha tenuto varie lezioni su leopardi, è particolarmente, diciamo così, focalizzato sul pensiero dominante, dolcissimo, possente, dominator di mia profondamente, cioè sul pensiero dominante, dove ha fatto uno studio molto particolare e che diciamo così ha inserito come postfazione nel No Disperato, e che permette, diciamo così, anche di dare un più ampio respiro al testo, perché ha anche un livello di divulgazione per quelli della lingua spagnola. Tu pensi che il tuo libro possa essere di facile lettura per tutti? Sì, io penso, allora, la genesi del libro è questa. All'inizio, quando io scrivo un testo, lo faccio leggere a 5-6 di diverso livello, 5-6 amici, persone, perché un testo su Leopardi, secondo me, uno non lo può scrivere da solo, è impossibile scriverlo da solo, secondo me c'è bisogno per forza di cose di un livello consulenziale, di gente che ti aiuta, perché hai fatto leggere a tuo fratello? Come no, ci sono, c'è anche lui, però lui potremmo dire che è l'ultimo gradino, perché essendo, diciamo così, simbiotico con me, critica adeguatamente, certo. Per cui c'è, cioè, farlo leggere a un ragazzo, a uno che non sa niente di leopardi, e quindi ci sono diversi magari uno stadi. Che non ti conosce, esatto, sì. diversi stadi, e poi esce il testo, perché, come ho detto prima, il mio scopo è che uno, leggendo questo testo, se lo prende in mano, poi si vada a comprare i Canti di Leopardi, prenda in mano le operette morali o i pensieri, cioè prenda in mano qualcosa di Leopardi e poi cominci lui un lavoro personalmente. Io non mi voglio sostituire al lavoro del singolo su Leopardi, e infatti nel testo, in questo testo, parla sempre Leopardi, io sono quasi assente, è tutto Leopardi. Ma allora come hai collegato, o comunque come hai fatto questo puzzle dei scritti di Leopardi? L'avrei fatto in maniera percorso? Certo, allora sì, sicuramente. Ora, i testi maggiormente citati sono testi citati dallo Zibaldone e dall'Epistolario. È un match
matching, chiamiamolo così, che permette di scoprire una serie, una varia serie di circostanze che, impattando un animo sensibile come quello di Giacomo, sconvolgono il suo modo di sentire e di vedere la realtà. Perché anche come mi sembra ebbi modo di dire quando venni l'altra volta, quattro anni fa, sì, non mi ricordo, un po' di anni fa, Leopardi nel 1817 scrive un'opera che si intitola Appressa, che nessuno mai legge, Appressamento della morte, dove all'interno, che è un po' ampollosa, un po' come Sant'Ignazio, quello Sant'Alfonso, Santa Maria di Guadalupe, quello non saprei. Apparecchiando la morte, non saprei, no. Comunque sì, Appressamento della morte, dove lui, sì, no, in una finzione si vede morto e con tutti gli angeli, una processione, però lì la scrive nel 1817 quest'opera, ed è un'opera intrisa di cristianesimo, di cattolicesimo, un po', diciamo così, ridondante, ma all'interno, a un certo punto, dice: o menti sciagurate, o mondo tristo, cui lo pensier del vero tanto spiace che par vergogna il ragionar di Cristo. La ripeto: o menti sciagurate, o mondo tristo, cui lo pensier del vero tanto spiace che par vergogna il ragionar di Cristo. Cioè, vale a dire, lui critica tutti quelli che non mettono a tema nella loro vita Cristo perché sono menti sciagurate. Cioè, esattamente ciò che lui successivamente, dopo qualche anno, diverrà, cioè critica se stesso. No, nel futuro, per dire che quindi Leopardi passa da una fase in cui è profondamente, diciamo così, o apparentemente cristiano. Cristianesimo di facciata potrebbe essere, non sappiamo, non possiamo giudicarlo, però sicuramente dentro l'esperienza cristiana. Poi a un certo punto c'è una specie di buco dove non si sa di preciso che cosa accada nell'animo di Giacomo, con l'infinito è già fuori dall'esperienza cristiana. Quindi accade qualcosa in quel frangente che entra in varia misura nel suo spirito, che gli sconvolge totalmente l'esistenza. L'infinito, che è la poesia, potremmo dire, il componimento più sublime, anche tutta la poesia italiana, se uno lo legge attentamente, è presente già una impostazione di indefinito, è già presente cioè un'impostazione dove l'esperienza cristiana di qualche anno prima è già fuori, è già fatta fuori. Per cui poi ognuno fa il lavoro per sé, no, tra l'altro è interessante, già nell'infinito, già nell'infinito si vede che Leopardi ha perso la fede, chi lo legge attentamente se ne accorge. Senti Mario, no, io starei qui con te un altro po' di minuti, ma il tempo non me lo consente, perché come avrai anche avvertito, certo. Stanno organizzando per le prossime trasmissioni. No, dicevo, che cosa si potrebbe fare allora per Leopardi? C'è un modo un po' troppo diciamo comune di approcciarsi a questo poeta, e magari si pensa più che celebrarlo più che a capirlo. Ma allora c'è da dire questo, che secondo me, da come vedo io, quello che ho visto io, da una parte l'amministrazione comunale sotto l'aspetto, diciamo così, di Leopardi ha fatto tantissime cose, come no. E diciamo così ha prodotto un movimento tra virgolette leopardiano notevolissimo, che in passato non c'era, cioè, voi anche il film, tutta una serie di manifestazioni, alcune in totale contraddizione con lo spirito leopardiano, però quando la gente si mette si veste con, sì, i vestiti, che fa festa e compagnia bella, è una delle cose che Leopardi sicuramente si sarebbe allontanato sicuramente, ma è un animo come il suo, però chiaramente crea un tipo di movimento che, ecco, io direi questo, che bisogna fare attenzione all'aspetto folcloristico, cioè Leopardi non lo si celebra folcloristicamente, occorre prendere in mano i suoi testi,
occorre che ci sia un livello educativo tale nella scuola. E comunque io se lo sento a Recanati un sentore nuovo, devo essere sincero, io verifico camminando per Recanati, parlando con le persone, un atteggiamento nuovo nei confronti di Leopardi, che in passato era quasi disprezzato anche da noi e ora non più. Non perché la gente venga, ma perché a forza di sentirmi parlare, a forza di passa poi piano piano una mentalità passa. È chiaro che bisogna riprendere in mano i testi di Leopardi, i quali che non sono facili. Non è che immediatamente uno si mette giù a leggere le operette morali e va avanti tranquillamente, perché si blocca, perché dice che vuol dire sta roba qua, come funziona, no? Quindi piano piano, ma bisogna andare nelle librerie e cominciare, ognuno a casa deve, ogni famiglia recanatese almeno a casa deve avere un libro dei canti di Leopardi. Ma io c'ho l'Obromnia. Vabbè, meglio pure, meglio pure, perché esistono anche i Mammut che sono dei libri, sì, dentro sì, c'è sì, tutto, sì. Però qualcosa che sia di facile consultazione e di lettura, piano piano. Occorre che in ogni famiglia ci siano i canti di Leopardi, le operette morali, i pensieri, non dico lo Zibaldone, che diciamo così è difficile leggerlo, è complesso leggerlo, anche se recenti studi permettono. Molto spesso si cita lo Zibaldone perché ci sono dei passi meravigliosi. E tra l'altro è stato, diciamo così, pubblicato postumo alla fine del 1800 perché Carducci si è interessato della pubblicazione, altrimenti non avremmo neanche visto la pubblicazione. E adesso è quel libro che più si traduce in lingua straniera. Sì, perché chiaramente ho avuto modo di leggere alcune poesie tradotte in inglese, mamma mia, non è Leopardi, no. Mentre la prosa, lo scritto, diciamo così, in riga, sì, è di più facile traduzione. Sono molti lavori. Leopardi è fortemente tradotto. La poesia di Leopardi all'estero non si conosce pochissimo. Mi ha telefonato recentemente un canadese che voleva un insegnante, penso che sia, comunque sia un educatore, mettiamola così, che voleva che gli indicassi dei testi di Leopardi in inglese, perché quello che lui aveva in mano, conoscendo un po' Leopardi, perché è uno di Ancona che si è trasferito da moltissimi anni a Montreal, e è un biologo. Però sta in contatto con i ragazzi, voleva un testo e dice: guarda, non c'è nessun testo, mi diceva che mi faccia capire effettivamente che Leopardi, io leggo tutte cose, mi sembra praticamente uno sconosciuto rispetto a quello che lo conosco io, perché effettivamente è difficilissimo tradurre la poesia di Leopardi, ma qualsiasi poeta tradotto lo si snatura, mentre la prosa invece è un po' più facile. C'era stato un critico, professore universitario qui, poeta, Recanati, che diceva la cosa sbagliata è tradurlo in maniera letterale. Certo. No? Allora ci sono delle traduzioni invece fatte da persone. C'è tutta una tecnica di traduzione. Magari sanno di poesia e sono se stesse poeti, che magari mettono dentro qualche cosa che per loro interpreti meglio quel verso e quel pensiero, e allora la traduzione è più vicina. No, ma ci sono alcuni brani anche di poesie. Cioè, il resto ha detto ci sono veramente cose immonde, si leggono. No, vero. Questo che mi l'ha confermato, io sotto questo punto di vista non sono un esperto, però mi ha confermato effettivamente che leggere Leopardi tradotto, alcune traduzioni, la poesia stiamo parlando, cioè non si capisce assolutamente niente. Tra l'altro io sto pensando, no? Tu più pensi volta, all'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma è tosta da tradurre. Caro Mario, ti ringrazio tanto. Grazie, allora questo grazie. Libro lo potete acquistare o comunque sfogliare in libreria, visto che c'è il prezzo, c'è l'editore. 15 cioè saranno in tutte le librerie d'Italia dal 15 di gennaio. Adesso questo evento che abbiamo che l'editore ha fatto il 22 dicembre era per, diciamo così, esperti, per, diciamo così, scrittori, giornalisti, era un evento, diciamo così, di nicchia, perché ancora il testo c'erano soltanto 100 copie. Hai avuto già degli scontri da parte di qualcuno? Come no, notevoli, anche perché io adesso inizio dal 9 di febbraio a tutta una serie di presentazioni in tutta Italia,
comincio ad Ascoli, poi dovrò andare a Roma, a Milano, Torino, cioè in varie parti d'Italia, perché sono già state organizzate delle presentazioni di questo testo, che, come ho detto prima, il mio scopo è non tanto la lettura del mio testo quanto la lettura di Leopardi. Questo è ciò che mi interessa. Serve anche invogliare a leggere Leopardi. Sì, questo è lo scopo. Grazie Mario, tante grazie a tutti cose, per la pazienza. Il terzo libro spero di poterlo commentare prima che passino 4 anni. Va bene. Grazie, vediamo. Grazie, ciao. Grazie.